Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Anche i migliori spesso si rendono protagonisti di gaff indimenticabili. La storia del piccolo schermo già è costellata di momenti iconici. Un po' come quello che è toccato inaspettatamente a Belen Rodriguez in diretta alle Iene nel corso della puntata di ieri sera. Tutto sembrava iniziato al meglio e, poi, la figuraccia senza il suo fedele compagno di studio e di risa, Teo Mammucari, che recentemente ha lasciato le Iene, Belen Rodriguez si è trovata comunque bene al fianco di Max Angioni e degli altri, simpatici, colleghi. Gli stessi che, ieri sera, sono corsi in suo soccorso alle Iene, mentre gli spettatori non smettevano di ridere. Belen Rodriguez, alle Iene finisce a terra, che caduta un inizio sicuramente da ricordare, quello della puntata del 16 maggio scorso. Max Angioni non riusciva a trattenersi dal ridere, come del resto tutti i colleghi ed i tecnici presenti nello studio delle Iene e tanti telespettatori sintonizzati da casa. Questi ancora stanno riproponendo l'imbarazzante e buffo momento da ieri. Quando a fare una gaff, se così si può definire, è una come Belen Rodriguez tutto è più comico. Come di tradizione la compagna di Stefano De Martino con grandi e sicure falcate ha fatto la sua entrata televisiva sulle note di Falling With Me dei The Struts, quando sul più bello è crollata a terra. Non potevano di conseguenza scegliere una colonna sonora più adeguata, hanno fatto notare in molti. Risate a parte l'Argentina non si è fatta nulla e ha riso, a sua volta, mentre è stata soccorsa per poi riprendere la puntata. Guarda che non c'è un cao da ridere, diceva al collega. Mi sento male, è unica, che botto, i fan. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.